Mi fa molto piacere tornare a fare due chiacchiere con Maurizio Chiamori, formatore e fondatore della scuola Mantascolè. Ciao, ben trovato Maurizio. Bentrovata, carissima Beatrice, e anche a tutti i nostri ascoltatori un caro saluto. Grazie, grazie a Maurizio Chiamori perché è sempre molto disponibile. Poi oggi ci insegni una cosa anche molto particolare. Non so quanta gente sia abituata al gioco degli scacchi, però noi sappiamo che tu sei un campione e insegni anche scacchi, quindi già questa è una cosa che ti pone su un altro piano, no? Perché come spesso si dice, chi gioca a scacchi ha un'intelligenza superiore. È vero, è così? Beh, se devo rapportare a me stesso, direi sicuramente no. Ecco, io non sono un campione, sono un cultore della materia. Ecco, io ho fatto diversi tornei, una sorta di percorso agonistico, alla fine del quale, alle soglie della categoria magistrale, ho capito che mi piaceva di più occuparmi, a mo' di pseudocultore della materia, degli scacchi in tutte le loro sfaccettature. Anche perché le partite di scacchi, quelle cosiddette pensate, quelle da dove nascono i capolavori, quelle da torneo, per intenderci, Beatrice, possono durare anche 7 ore a testa se tutti e due i giocatori utilizzano tutto il tempo a loro disposizione. Pertanto è di intuitiva evidenza che diventa difficile coniugare tutte le attività personali e lavorative con l'approccio dei tornei. Allora ho virato verso delle cadenze un po' più rapide, fortunatamente perché gli scacchi si possono giocare con molti tempi diversi e soprattutto mi sono dedicato a sviscerare un po' i loro aspetti con valenza sociale, valenza simbolica, perché gli scacchi sono un archetipo pressoché universale, portano in sé un sacco di simboli. Non è caso che Symballen mettono insieme, ecco, etimologicamente, un sacco di discipline. E visto che io avevo questa passione per la multidisciplinarietà, mi sono approcciato a tutti i loro aspetti, ivi compresi quelli educativi, didattici e sociali. Tant'è vero che da circa 25 anni insegno scacchi pro bono nelle scuole. Pensa che nel 2000 circa, per la legge Moratti, in Italia è stata consentita la sperimentazione dove gli scacchi erano addirittura materia obbligatoria, cioè curricolare. Ah, Questo però. dalla terza alla quinta elementare, solo in 200 scuole a mo' di esperimento, ma il mio voto veniva a coniugarsi con il professore di matematica. Ah, Certamente io ecco. aiutavo sempre, peraltro, i miei alunni perché la matematica era un po' ostica. Con gli scacchi se la cavavano meglio. Bene, è finita questa sperimentazione che è durata alcuni anni, ora nelle scuole non è più una materia obbligatoria, bensì è extracurricolare. E tantissime scuole, peraltro, la attivano nel pomeriggio. Qualcuna in realtà la attiva anche invece della religione, perché ci sono delle regole secondo cui molte persone sono esonerate da fare la religione, però piuttosto che stare a bighellonare nella palestra o nel cortile tutta l'ora, giocano a scacchi. Ma va bene anche così, l'importante è lanciare il seme, ecco. Certo, ma adesso per esempio che c'è la didattica a distanza, lo stesso sei impegnato in questa cosa? Sì, adesso è gioco forza praticare le lezioni online. Certamente perdono un po', soprattutto per quanto riguarda l'aspetto empatico. Perché tu mi insegni che la prossimità, la gestualità, soprattutto a Roma, mi permetto di dire, è importante. E passa un pochino meno il messaggio, diventa un po' più tecnico, ecco, un po' meno empatico. Ma Sì. se il fil rouge è la passione del discente e del docente, naturalmente, per gli scacchi, si può anche soprassedere. È oggettivamente una complessità in più la didattica a distanza. E non solo per il gioco degli scacchi, mi viene da dire. Senti, Direi. Maurizio, spiegaci un attimo come funziona. Cioè, tu hai detto ci sono degli archetipi. Ora, i personaggi più o meno li conosciamo tutti, no? Però magari vale la pena ripeterli. E se diciamo così, attraverso te, in poche semplici regole, riusciamo a capire come funziona il gioco degli scacchi, possiamo poi procedere in questa narrazione che peraltro ti vede anche protagonista di un capitolo, di un libro, che tratta proprio di questo gioco e del business, quindi come utilizzare poi gli scacchi in azienda. Andiamo però subito al gioco, così cerchiamo di spiegarlo. Bene, quello che tu mi chiedi è una sorta di alfabetizzazione. Tieni presente che un'alfabetizzazione per quanto riguarda le regole degli scacchi
i bambini anche di 4 anni, con cui ho avuto l'onore di approcciarmi anche con Rita Levi Montalcini quando lavoravo alla Fondazione Santa Lucia. A 4 anni possono imparare in un'ora circa le regole dei pezzi. Certo, giocare poi è un altro aspetto. Anche un adulto, se è predisposto, vuol dire che si ha volontà, perché l'intelletto ce l'ha, ma si ha la volontà, in un'oretta impara tutte le regole del gioco. Fondamentalmente, quello che qui preme magari sottolineare, anche per instillare un po' di curiosità, sono i pezzi. Allora, il pezzo più importante è il re, che dà anche etimologicamente il senso al nome degli scacchi, perché re in arabo si dice shah. Shamat, scacco matto. Ecco, il re è il pezzo più importante. Se lo perdi, la partita è finita. Così come nella vita, qualcuno dice, il re è il pezzo più importante, ma quello che può fare tutto sulla scacchiera è la donna. Ecco, è quella che si può muovere in qualunque posizione, sia diagonalmente al modo degli alfieri. Gli alfieri erano, si chiamava, pensa, nell'anglosassone bishop, i vescovi, cioè coloro i quali stavano vicino al re per difenderlo. Ecco, infatti nella terminologia inglese ancora l'alfiere si chiama bishop. Alfiere deriva anche dal arabo alfil, era l'elefante che aveva la proboscide, però la storia degli scacchi ci porterebbe molto lontano. Però la donna coniuga in sé i movimenti sia in diagonale degli alfieri, sia verticali e orizzontali delle torri. Una volta erano i carri armati, ora sono diventate le torri. Il pezzo più interessante, forse, anche per i bimbi, perché si divertono in maniera ludica, è il cavallo, perché è l'unico che può saltare i pezzi, muove ad elle, può tornare indietro. E il cavallo è veramente interessante. Moltissimi esercizi matematici sono stati fatti tenendo presente la sua particolarità di muoversi ad elle. E poi ci sono i cosiddetti peones, i peoni, i pedoni, che non sono peraltro così privi di significato, perché pensa che se un pedone, nella sua lunga, lunga distanza che lo porta fino all'ottava traversa, cioè ci sono 8 traverse negli scacchi più colonne, se il pedone riesce molto umilmente ad arrivare fino in fondo, si può librare e diventare addirittura un'altra donna. Cioè, questa è una sublimazione, un'evoluzione della gente povera che può diventare anche una regina. Ecco, questo è interessante soprattutto come metafora per i bimbi, per fargli capire che nella scacchiera, così come in azienda, oso dire, tutti hanno il loro ruolo, nessuno va sottovalutato. Allora, Anche io il pedone può ho essere una pepita subito. d'oro, cara Beatrice. Io ho subito una domanda, anzi due. La prima, che naturalmente mi è venuta subito, come hai detto, il fatto che dietro ogni uomo importante c'è sempre una donna che si muove un po' così, è una metafora della vita e ai Sì. bambini spieghiamogliela subito come funziona. Sì. E la seconda cosa che ho trovato veramente molto curiosa è appunto questa figura, no, del pedone. Che però ha la possibilità di diventare qualcuno. E anche questa potrebbe essere una metafora della vita, cioè della serie che lavorando passetto dopo passetto, ognuno può diventare o può avere l'aspirazione di diventare qualcuno di importante. Questo è sicuramente un obiettivo che tu hai centrato. Tornando alla donna, si utilizza moltissimo in azienda, così come per i bimbi, la sua storiografia, perché non è un caso che la donna si possa chiamare dama, donna o regina negli scacchi. Da che cosa deriva da questo? La dama probabilmente la fanno derivare addirittura da una distorsione di Zama, perché la storia degli scacchi è veramente millenaria. Zama era la battaglia della Seconda Guerra Punica, per intenderci, dove Sì. i cartaginesi sono stati distrutti, 15.000 morti, i romani 1.500. Bene, poi da Zama è diventato Dama, perché sono state trovate anche dei reperti che possono ricondurre a quell'epoca. Poi, quando è passato tramite gli arabi, la Persia, in Europa, specificamente in Spagna, la Dama è diventata donna, diventata donna. Anche con alcuni problemi, perché il pedone, fino al Medioevo, anche se arrivava nell'ottava traversa, quella la regola che ho detto prima, non poteva diventare un'altra donna, perché la religione impediva la transessualità, in quanto il pedone maschio non poteva trasformarsi in donna. Questa è una cosa molto interessante anche. Poi questo pregiudizio è stato abbattuto e il pedone legittimamente può
uscire e diventare una farfalla, bellissima l'altra donna, tante donne quante possibile. Un altro aspetto anche legato alla religione era che non si potessero avere più di una donna sulla scacchiera, perché c'era la monogamia, evidentemente. Ecco, perciò da questo già si evince in nuce quanti passaggi anche di interesse in altre materie con i bimbi e non solo si possono ricavare se tu sei addentro alla materia scacchistica. Certo. Invece perché regina? Beh, questo quando dalla Spagna è passata in Gran Bretagna, ovviamente in onore della loro monarca. Ecco perché è regina, tant'è vero che nella loro simbologia si dice Queen. Cioè, questo è interessante, non è una mera pedissequa elencazione di mosse che possono fare i pezzi, è spiegare da dove vengono. Ecco, Sì. questo è piuttosto interessante. Quello che tu Molto. dicevi, la metafora del pedone, assolutamente. Io oso dire che dai tempi di Sparta, gli Opliti erano dei pedoni. Ai tempi di Sparta, Sparta ha battuto Atene perché il timeos, cioè la forza personale di un grande combattente, è stata soppiantata dalla sofrosine, cioè dall'esercizio di squadra, dalla disciplina, dall'ordine. E poi è chiaro che il pedone, la persona, metaforicamente, se è bravo, dà lo stesso il proprio valore aggiunto, ma all'interno di un gioco di squadra, non è una scheggia, un atomo impazzito. E il pedone non va mai sottovalutato. A parte che è Ecco. come le parole, perché è l'unico pezzo che non può tornare indietro. Quando si dice, quando parte, non può tornare indietro, questa particolarità. Allora bisogna essere prudenti nel maneggiare i pedoni, ma possiamo sapere che possono anche decidere l'esito di una battaglia. Ma lo diceva già Sun Tzu nell'arte della guerra. Negli scacchi c'è la tattica, vuol dire le singole mosse, e nella guerra è come vincere una singola battaglia. La strategia, invece, la pianificazione anche aziendale, è vincere la guerra, non la singola battaglia. I pedoni servono per le cose. Mi sembra assolutamente chiaro che, insomma, ci siano un sacco di connessioni, un sacco di interazioni tra il gioco degli scacchi e la vita aziendale, diciamo, nella struttura, nella sua struttura, nelle sue strategie, come dicevi tu, nelle persone che lavorano all'interno dell'azienda. Quindi è un po' come se tu consigliassi agli imprenditori di dedicarsi al gioco degli scacchi per poter lavorare meglio? Se hanno passione, sì, perché obtorto collo non è bene far fare nulla. Io quello che consiglio è che hanno anche evidenze oggettive, scientifiche, oltre che esperienziali, è portare in maniera innovativa una formazione didatticamente valida in azienda utilizzando la metafora degli scacchi, specificamente la gamification, possiamo chiamarla così. Tu sai che c'è anche il LIGO Serious Play, cioè la Lego della Scandinavia, circa 20 anni fa era in grave crisi, si sono inventati questa metafora di portare i pezzetti del Lego, bellissimo tra l'altro, ingegneristici più che degli scacchi, in azienda e hanno risollevato le sorti, perché è nata tutta una certificazione addirittura professionale, è nata una metodologia formativa innovativa. Bene, gli scacchi a pieno titolo entrano nella cosiddetta gamification, cioè il gioco portato in azienda. Platone del resto diceva: guarda un uomo giocare un'ora, capirai tutto di lui. Ecco, quando io lo porto in azienda, capisco moltissimo dagli approcci, sia antropologici, perché c'è quello logico-razionale, c'è quello più amichevole, c'è quello più espressivo, c'è quello normativo-direttivo che si approccia alla scacchiera in un certo modo, e coloro i quali gestiscono persone tutti i giorni colgono moltissimi aspetti positivi, anche delle prospettive inusuali e inusitate che non avevano badato prima. E gli scacchi aiutano tantissimo. Se tu pensi solo che noi tutti i giorni che altro siamo? Solutori di problemi. Tu, io, i manager, chiunque. Siamo solutori di problemi. Bene, alla scacchiera, ad ogni mossa, tu devi risolvere un problema strategico, tattico e quant'altro. Allora, la metodologia, metodo ricordo che deriva metodo, odos, è la strada, trovare la strada in greco. Bene, se tu con gli scacchi porti una metodologia più efficace ed efficiente, oso dire, in azienda, hai risolto un bel constraint, un vincolo che si trova spesso in azienda. Perché è difficile decidere? Perché decidere vuol dire scegliere.
Allora, negli scacchi tu hai infinite possibilità, è gioco forza che tu debba scegliere, perché altrimenti il cosiddetto albero delle varianti ti fa implodere il cervello. Non siamo un algoritmo o un computer che immagazzina milioni di mosse, noi dobbiamo scegliere, e scegliere vuol dire decidere alla fine, e Sì. non è un caso che derivi da tagliare, 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 finché si Sì. trova possibilmente, non dico la mossa migliore in assoluto, ma la mossa che ottimizzi le tue risorse, il tuo tempo. Ma volevo sapere quanto tempo impiega una persona normalmente per capire il gioco degli scacchi, cercare di imparare le basi, fare un gioco che sia abbastanza efficace, insomma, Sì, che giusto ti per dia non anche perdere proprio e che ti dia anche qualche che ti dia soddisfazione. anche soddisfazione. Sì. Dipende dalla predisposizione. Il 20% è talento, l'80% è duro lavoro, un po' come tutte le cose. Si capisce subito se qualcuno è più predisposto rispetto ad altri. Subentrano tante componenti anche meramente personali, sulle quali non mi permetto di entrare. E certamente ci vuole un po' di perseveranza, un po' di costanza. Pensa che negli Stati Uniti la perseveranza è identificata come il terzo fattore del successo. Non dimentichiamo che Edison ha impiegato 10 anni prima che il filamento riuscisse a diventare lampadina, ecco. E dopo 7 anni lui ha distrutto tutte le case che aveva la sua proprietà, la moglie era disperata e lui ha detto seraficamente: vedi cara, questo errore non lo farò più, ne farò degli altri, ma questo no. Nel senso, perseveranza, ecco, 10 anni l'ha detto lui in un libro autobiografico, naturalmente. Se hai passione, certamente capendone sempre di più, giocando con gli amici, adesso quasi obbligatoriamente online, naturalmente, hai anche un'autostima che migliora. Non necessariamente se vinci le partite, perché dagli scacchi impari moltissimo anche dalle sconfitte. Dall'analisi si chiama post mortem. Se tu hai un compagno più bravo che si destina a spiegarti il perché tu hai perso, fai come Edison, quegli errori non li farei più, forse ne farei altri. Ma così migliori, Kaizen, piccoli passi, sempre, sempre di più. Una bella frase mutuata da Nelson Mandela dice: a scacchi non perdi mai, o vinci o impari. E questo in Bella. azienda è proprio tutti i giorni, si impara dai vincoli, dagli errori, dalla crisi. Pensa che i giapponesi scrivono la parola crisi con due ideogrammi, uno è problema e l'altro opportunità. Sì. Negli scacchi hai sempre dei problemi da risolvere, poi devi avere anche un metodo, naturalmente. Certo, immagino che poi non sia, tu l'hai reso molto semplice, anche piacevolissimo. Però immagino che non sia propriamente così, o comunque come dici tu, se una persona è poco dotata troverà magari grosse difficoltà, insomma, ad approcciarsi, no? Beh, Quindi. con una brutta battuta io dico: se non sei dotato, gioca a dama. Ma no, sto scherzando, Perché la dama, beh, perché qualcuno dice vabbè, ma sa giocare a dama, magari gioco anche a scacchi. Invece no, non c'entra niente, cioè nel senso, la hanno scacchiera inventato la solo rimane scacchista. la stessa, ecco. Allora, io nella mia magnanimità dirò: è un gioco da tavoliere la dama, oltre non mi spingo. Però sto scherzando, naturalmente. La dama, a differenza degli scacchi, non è uniforme in tutto il mondo. C'è la dama italiana, la dama internazionale, ci sono tanti tipi di dama. Mentre invece gli scacchi hanno codificato regole che sono uguali in tutto il mondo. Anche la notazione algebrica, anche se non è la scacchiera, in base solo alla notazione, tu puoi ipotizzare una partita. Questo è interessante. Il logo della Federazione Scacchistica Internazionale è Gens Una Sumus. Siamo solo una famiglia. Questo in senso positivo, ma sta Bella. anche a significare che le regole codificate valgono in tutto il mondo. Io ho giocato in Siberia, a Cuba, ovunque le regole sono sempre le stesse. Poi bisogna sempre stare attenti perché, insomma, soprattutto nei paesi slavi cercano di fare un po' di macello quando perdono, la buttano in caciara, dicono: ma se tu lo sai, ti difendi, ecco. E comunque Senti. ci vuole un percorso. Guarda, in un paio di mesi i bambini, perché io mi ricordo il primo bimestre, i bambini, avendo solo un'ora alla settimana, terza, quarta e quinta elementare, in un bimestre, 2 mesi, imparavano benissimo le regole. Nel secondo bimestre, cioè alla fine del primo quadrimestre, potevano già giocare tra di loro sicuramente, in consultazione contro il maestro e quant'altro. E avevano già chiare anche alcune piccole strategie. Alla fine dell'anno scolastico potevano addirittura fare dei piccoli saggi.
con soddisfazione di tutti. E nessuno rimaneva indietro. Non c'era, come in azienda, l'acting out, cioè chi si vuole mettere in mostra, no. Perché lì bisogna essere veramente allineati, umili, pazienti. C'è una comunicazione, per così dire, circolare. Allora, in azienda di solito il manager parla in maniera verticale, ok? Up, bottom. Mentre negli scacchi sono molto democratici. Quando io analizzo una partita con le persone, manager o ragazzi che siano, ciascuno dice la propria in maniera paritaria, che è la prima regola della comunicazione. E ciascuno esprime il proprio parere in base alle proprie credenze, convinzioni, esperienze. Diventa proprio circolare. Uno degli aspetti peggiori a livello di comunicazione nelle aziende di oggi è la mancanza di circolarità delle informazioni, perché l'informazione vuol dire anche potere. Sì, però anche in azienda, come nel gioco degli scacchi, c'è quello che è il più bravo, cioè il campione, quello che vince sempre. Non c'è dubbio. Non sempre, però, che può essere in azienda emulazione positiva. Ecco, mi piace il campione, il ragazzo più dotato degli altri, ha una comunicazione comunque con i suoi compagni di scuola orizzontale, vuol dire vieni, facciamo un pezzo di strada insieme. Non sono né davanti né dietro, sono accanto a te. Questo è fondamentale, è una delle valenze educative più importanti. In azienda anche, nessuno disconosce che siamo diversi, c'è chi ha più attitudini, più talenti, più capacità, ma da sé medesimo, da solo, non va da nessuna parte. Perché anche il re, se non fosse difeso dai pedoni, quando si arrocca, vuol dire si difende, sarebbe esposto a uno scacco matto. Che poi lo scacco matto determina la fine del gioco. Fine del gioco è quando il re avversario è scacco matto, vuol dire è sotto scacco e non ha nessuna via di fuga. La fine del gioco può essere determinata anche giocando gli scacchi, quelli da torneo, quando io non utilizzo il mio tempo in maniera equa, bene, e mi scade il tempo a disposizione. Allora posso avere in teoria una posizione vincente sulla scacchiera, ma ho utilizzato tutto il mio tempo, mentre il mio avversario no. Allora si dice che ho perso per il tempo. Perché se tu potessi pensare in maniera indefinita alla migliore mossa, e staremmo tutta la vita. Invece, così come nella vita e soprattutto in azienda, c'è un orologio che scandisce il tempo. Per i bambini mi è stato facile insegnare il concetto di tempo proprio prendendolo dai greci, perché per loro c'era il Cronos, il tempo che scorre inesorabile. Anche quella bella mezz'ora che stiamo insieme non torna più, cara Beatrice. E poi però c'è un tempo che si dice Kairos, il cosiddetto tempo fecondo. Allora è importante come noi utilizziamo il tempo fecondo. Negli scacchi tu puoi pensare, è importante peraltro che tu non divaghi, non pensi alla speculazione edilizia in Angola, cioè devi essere concentrato, memorizzato, mentalizzato, il tempo fecondo. E così in azienda, non è un caso che adesso in azienda non sia più il grande che mangia il piccolo, ma il veloce che mangia il lento. Probabilmente questo accade di più nelle aziende all'estero piuttosto che nelle nostre, oppure no, oppure non è così? È anche così nelle nostre, all'estero ancora di più. Infatti c'è una teoria manageriale statunitense che dice break, cioè i giapponesi hanno il kaizen che ho detto prima, piccoli passi, mentre gli americani, statunitensi soprattutto, break, subito. Sì. Molti restano. I giapponesi hanno una cultura più invece assecondativa, ecco. Sì. So che la vita in azienda non è facilissima negli Stati Uniti, insomma, della serie che le nuove leve tendono ad essere subito dei piccoli pescecani, insomma. Sì, si adattano subito all'oceano rosso. Per questo che occorre trovare un oceano blu, dove tu vai con la tua barchetta, vai tranquillo, magari hai un'idea innovativa, e soprattutto bisogna recuperare, io dico sempre, l'aspetto antropologico, ecco, un nuovo umanesimo, un nuovo rinascimento, perché soprattutto le aziende di servizi hanno un asset che è fondamentale, cioè una risorsa fondamentale, che sono le persone, anche se io amo dire individuo. Spiego perché, l'ho detto anche in azienda, tutti dicono la persona al centro, cominciamo a dire l'individuo al centro. Non dimentichiamo che persona vuol dire maschera.
Il ruolo deriva da rotulus, infatti le maschere nel teatro avevano il rotulus, cioè avevano il loro canovaccio per capire ciò che dovevano dire in teatro stesso. Allora io dico, la maschera non è proprio un individuo, tant'è vero che chi indossa la maschera diventa un personaggio in scena. Quando esci dalla scena diventi un individuo ed è quello che ci ritroviamo in azienda. Ecco, io la prendo un po' così antropologicamente. E anche per far capire che non sono lì a insegnare a diventare campioni di scacchi, ammesso che io sia capace di fare questo insegnamento, ma che sono a instillare un modo diverso di pensare, andare oltre il parametro, si dice. Ecco, non essere fossilizzati, open mind. Questo gli scacchi aiutano tantissimo. Certo, ci vuole un facilitatore, diciamo così, portato alla multidisciplinarietà, perché se no. Sei un bravissimo campione di scacchi, ma se non hai esperienza aziendale, non hai esperienza di approccio empatico, non sai come insegnare, cioè lasciare il segno con i tuoi discenti, diventa un gioco come un altro. Fatta una Certo, volta, non si fa più. guarda, è stato un discorso molto interessante quello che abbiamo fatto con te, Maurizio. Anzi, tra l'altro, ti ringrazio perché è sempre uno spunto molto interessante poter parlare con te. Quindi, volevo intanto segnalare questo libro che ha questo titolo provvisorio, Scacchi a 360 gradi, in cui tu hai fatto un capitolo. E naturalmente, tutto questo è una pubblicazione del Sole 24 Ore. Quindi, insomma, naturalmente parla di azienda, parla di business. E quindi in questo senso gli scacchi sono ad essa collegati. Ma l'ultima domanda che ti voglio fare, quindi gli scacchi vanno bene per tutti, cioè per i bambini, visto che tu dicevi lo insegni ai bambini di 4 anni, ma valgono anche per le persone magari che sono ormai pensionate per mantenere attivo, reattivo il proprio cervello? È stato scientificamente provato che la nostra corteccia cerebrale, massimamente negli scacchisti, si modella. Noi abbiamo cosiddetti chunk, i pattern, cioè delle configurazioni tipiche, ne abbiamo decine di migliaia, che sono sviluppate attraverso la sinapsi. E anche Rita Levi-Montalcini ha fatto la metafora del cervello scacchistico come una scacchiera, ecco. E questo è interessante, ci porterebbe altrove. Ma comunque i benefici sono veramente per tutti: sviluppo mentale, abilità cognitive, formazione del carattere, formazione sociale, prevenzione del bullismo, perché incanalano l'aggressività latente in un modo, come dire, l'immobilità, controllata, ecco. Vanno bene potenzialmente per tutti, però occorre che ci sia una voglia di capirne un po' i così fecondi nuovi orizzonti, ecco, e poi non demoralizzarsi per le sconfitte, sapendo che è come nella vita, c'è cioè quello bravo, meno bravo, forte, più forte, non importa. Bisogna essere un po' umili anche, oso dire, umiltà proprio. Ma dal 4 anni a 92enne vanno benissimo. C'era alla biblioteca di Pomezia, abbiamo fatto un torneo dove un bambino di 5 anni all'ultimo turno ha giocato contro un signore di 93 anni. E il sindaco ha detto: complimenti, bravi, facciamo la premiazione fra 6 mesi. Allora io, qualcuno mi ha detto cinicamente, però io dico pragmaticamente, ho detto: guardi che questo ha 93 anni, facciamola subito la premiazione. L'abbiamo fatta subito a Pomezia, è stata un'esperienza eccezionale. Adesso si trovavano prima del lockdown, ancora al pomeriggio e giocavano. Sono democratici gli scacchi. Vanno bene per tutti. Io però consiglio al bambino a cui gli scacchi non piacciono, a me non piaceva la verdura e non c'è stato niente da fare per farmela mangiare. Bene, se a te non piacciono gli scacchi, è inutile forzarlo, è inutile forzarlo. Quando poi metabolizzerà, penserà, interiorizzerà che ci sono altre valenze, benissimo. Però soprattutto con i più piccoli iniziare con gli scacchi Flintstone, Topolino, cioè l'aspetto ludico va privilegiato. Assolutamente, questo cominciando già dall'asilo. In azienda, anche lì abbiamo avuto alcune resistenze tipiche di un cambiamento, perché è fisiologico il cambiamento, perché la gente resiste, perché ha paura. Se tu hai la febbre, io ti faccio una puntura per il tuo bene, il tuo corpo comunque reagisce, anche se sai che è per il tuo bene, perché è un cambiamento. Allora, bisogna maieuticamente, con molta costanza, molta tranquillità, saper aggirare l'ostacolo. Enfatizzare gli aspetti positivi senza forzature. Potenzialmente vanno bene,
posso dire, sia per gli uomini che le donne. Perché molti mi chiedono, ma come mai le donne non sono così brave come gli uomini? Guarda, è una cosa incidentale, perché le ragazze sono brave tanto quanto i maschi, non c'è nessuna differenza. Solo che poi sono in altre faccende affaccendate, per una svariata serie di motivi, non si dedicano in maniera professionistica, cioè, e, però hanno potenzialmente le stesse capacità. Un ex campione del mondo, Anatoly Karpov, disse in maniera un po' caustica, dice: una donna non diventerà mai campionessa del mondo perché non è capace di stare 7 ore zitta. Ma io non sposo la tesi di Karpov, questa è un'altra cosa, ecco. O anche ferma sulla sedia, diciamo, alla fine. Sì, esatto. Però è anche vero che ci si può alzare anche, perché anch'io ho, insomma, la mia intelligenza cinestesica, è difficile star sempre fermi, io mi alzo. Maurizio, grazie di questa tua testimonianza, perché veramente è stata una passeggiata attraverso gli scacchi e questo gioco che magari non tutti quanti conoscono, e quindi, insomma, ti ringraziamo ulteriormente per questo impegno che hai preso con noi, con me oggi. Grazie, torniamo a chiacchierare presto. Ciao, grazie a Maurizio Chiamori. Un caro saluto a tutti, arrivederci, ciao. Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.